Eccoci, pronti per una nuova rantolata sulle sciocchezze high-end che si sentono in giro. Una cosa di cui mi piacerebbe parlare è il rodaggio dei cavi. Il rodaggio dei cavi, che è una cosa di cui si sente parlare tantissimo, che fa da corollario alla mania dei cavi high-end ultra costosi, costruiti in materiali esotici, possibilmente alieni, e sottoposti a trattamenti dai dubbi nomi scientifici e soprattutto dalla dubbia utilità. Il rodaggio dei cavi è quella cosa che dice che va fatta, che si dice che va fatta, perché altrimenti i cavi suonano male. Allora, prima di tutto poniamo delle basi. Abbiamo un cavo decente, che sappiamo essere di buona qualità per l'uso a cui deve essere dedicato. Questo vuol dire che per le casse acustiche si parla di cavo di rame, doppino classico rosso e nero che si compra per pochi euro dappertutto, di buona qualità il rame e di spessore adeguato, di diametro adeguato per portare la corrente necessaria ad alimentare i nostri affamatissimi altoparlanti. Questo vuol dire che per potenze più o meno decenti, fino ai 200 watt, una sezione di 1,5 mm² è più che sufficiente per qualunque uso, sempre che non si vogliano mettere altoparlanti a centinaia di metri. Finché si sta entro la decina di metri, se vi guardate le tabelle di conduttività dei cavi, vi renderete conto che il cavo è praticamente ininfluente fino ai 10 metri, non ci sono problemi. Una volta che vi siete comprati il vostro bel cavetto da 1 euro a metro, scatta questa barza, come diciamo noi a Bologna, del rodaggio, per cui il cavo va fatto funzionare con segnali non si sa bene quali, perché ovviamente nessuno ha la più pallida idea, per cui si addirittura girano, circolano CD con incise tracce apposite per il rodaggio dei cavi. Va rodato per un certo periodo, come se fosse un motore di quelli costruiti 40 anni fa, che a causa delle tolleranze meccaniche, soprattutto nella costruzione della parte in movimento del motore, andava rodato, per cui non bisognava eccedere col numero di giri finché non si era fatto almeno un certo numero di chilometri. Questo perché? Per permettere alle tolleranze di ridursi in maniera non traumatica, senza esagerare con la potenza, fino a che ragionevolmente il motore non era stato rodato, e cioè si erano consumate, diciamo, tutte quelle asperità che c'erano nei motori. Vi sarete accorti che oggigiorno le macchine non consigliano un periodo di rodaggio dei motori. Perché? Perché la qualità della costruzione è aumentata, le tolleranze sono calate, tolleranze meccaniche, e quindi non c'è più bisogno, perché non se ne avrebbe alcun beneficio da un eventuale rodaggio del motore. Allora, prima di tutto vediamo di capire da dove deriva questo mito del rodaggio dei cavi. Il mito del rodaggio dei cavi ha dei fondamenti scientifici, come sempre, mal interpretati e mal digeriti nel settore audio, perché purtroppo chi si occupa di audio, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha una cultura specifica in fisica o elettrotecnica o elettronica che gli permetta di capire a fondo le implicazioni di quello che legge. Qualcuno negli anni addietro ha letto degli articoli sull'effetto triboelettrico e sull'effetto dielettrico degli isolanti per cavi, e si è fatto l'idea che questa cosa abbia un qualche significato nel mondo audio. Bene, spaziamo via subito questo concetto. Sono articoli, questi, che sono facilmente reperibili in rete. Se andate a cercare capacitor soakage o dielectric effect o triboelectric effect su Google, soprattutto gli articoli di questo famoso ingegnere americano Bob Pease, che è stato per decenni uno dei grandi guru di National Semiconductor, e in seguito all'acquisizione di Texas Instruments,
leggerete degli articoli molto interessanti, difficilmente comprensibili se non siete ingegneri elettronici, e in effetti si può capire come questo mito sia nato leggendo questi articoli. Questo coniugato con effettivi, reali fenomeni fisici nel campo degli strumenti musicali, vedi, pianoforti, violini, così via, che risentono fortemente dell'ambiente in cui vengono suonati, è ovvio che un pianoforte che è fatto in legno, un violino che è fatto in legno, che magari il violino c'ha anche 200-300 anni, per cui è un legno particolarmente invecchiato, suona in maniera diversa se la giornata è umida, se la giornata è secca, quello ci arriva anche un bambino, è ovvio, il legno, quello assorbe umidità, e siccome il legno fa da cassa di risonanza alle corde, le quali a loro volta potrebbero essere fatte in materiali sensibili all'umidità e alla temperatura, è chiaro che se cambiano le condizioni climatiche, anche il suono dello strumento cambia inevitabilmente. Questo però non correla, come si dice, con i cavi. Per far cambiare le caratteristiche di isolamento e di conduttività di un doppino di cavo sottoposto alle potenze che escono dall'amplificatore e alle impedenze di un altoparlante, penso che neanche l'immersione in acqua salata sia in grado di cambiare in maniera radicale e udibile queste caratteristiche. Comunque, torniamo a noi. Gli articoli in questione parlano di effetti essenzialmente di alterazione delle caratteristiche elettriche di un conduttore isolato per effetto dell'isolante, del materiale con cui è fatto l'isolante, e per effetto delle correnti che passano dentro nel conduttore e che inducono nell'isolante un accumulo di cariche elettriche simile a quello di un condensatore e che portano, in effetti è vero, ad alterazioni dei campi elettrici, dei voltaggi rilevabili su questi cavi. Parlo in termini facilmente comprensibili, ovviamente, non è una trattazione scientifica, altrimenti non capite niente, buonanotte al secchio. E torniamo da capo. L'idea è di far capire alla gente che cavolo sta succedendo in questi casi. Ci sono chiaramente delle alterazioni a livello elettrico in questi casi, ma per misurarle ci vogliono strumenti estremamente sensibili. Si parla di misurare milionesimi, decimilionesimi di volt. Allora, considerato che un amplificatore di media potenza, quando viene ascoltato, attaccato delle casse acustiche mediamente efficienti, per ottenere un medio volume di pressione sonora che non ti assordi e ti permette di ascoltare la musica decentemente, viaggia almeno in uscita sul volt, volt e mezzo, direi che tra l'1,5 e il decimilionesimo c'è un rapporto di tanti zeri, ma tanti proprio. Io dubito fortemente che si sia in grado di sentire la differenza di qualche decimilionesimo di volt. Fra l'altro, quello di cui non tengono mai conto quando parlano di queste cose è che il cavo per le casse acustiche è attaccato a un oggetto che è l'altoparlante, che ha un'impedenza bassissima. Risulta essere praticamente un cortocircuito a queste cariche accumulate sul dielettrico che serve l'isolante del nostro cavo. Queste cariche, per essere sensibili, devono in qualche modo trasferirsi dall'isolante al conduttore. Una volta che sono sul conduttore, dall'altra parte ci trovano un carico che è di 8 ohm quando va bene, che è praticamente un cortocircuito. Allora, una carica sottoposta a un cortocircuito si azzera, si annulla, non esiste. Dall'altro lato delle vostre casse acustiche c'è l'amplificatore che, quando va bene, ha dei finali grossi così anche lui e ha un'impedenza, cioè una resistenza di uscita bassissima, quindi è in grado di spazzare via qualunque cosa. E come facciamo un esempio, è come dire che il nostro amplificatore è un bulldozer e le nostre cariche accumulate per effetto triboelettrico di elettrico o qualunque altro diavoleria vogliate citare, siano un foglio di carta. Secondo voi quanto resiste all'effetto di sfondamento di un bulldozer un foglio di carta? Niente, ovviamente. Tra l'altro, i rapporti di potenza sono talmente sfavorevoli per queste cariche, ritorniamo al nostro bulldozer contro il foglio di carta, che non sono in grado di influenzare in alcun modo né la cassa acustica né l'amplificatore. Attenzione, io parlo sempre di
casse acustiche e amplificatori e cavi costruiti come si deve. Non posso sapere cosa diamine abbiate in casa voi. Ho visto cose che voi umani, come si dice, roba autocostruita, montata, che dire, con i piedi, fargli un complimento. Quelle, se le cose sono fatte male, vanno male. Ma di solito hanno problemi ben più gravi che qualche centesimo di milionesimo di volt che circola sui cavi. Di solito acchiappano problemi, disturbi da qualunque fusoggente radiofrequenza, perché sono mal schermate, tendono ad oscillare, sono molto rumorosi, frusciano, hanno una quantità di problemi che prima di andare a sentire il rumore di un effetto di elettrico su un cavo ci vuole veramente tanto fantasia. Allora, tornando a noi, il rodaggio nei cavi di potenza non ha senso, perché nel primo istante in cui voi accendete il vostro amplificatore e mettete sul vostro disco preferito, lì non c'è più niente da rodare, avete già sfondato lo sfondabile. Buonanotte, famoso bulldozer contro il foglio di carta. Ma i cavi di segnale, dove girano frazioni di volt, anche lì i cavi di segnale, il cavo di segnale è fra l'altro una delle favole dell'high-end, ho visto cose anche lì veramente bestiali. Il mio consiglio è: imparate a saldare e cavi di segnale fateveli, altrimenti comprateli di una marca decente, ma non fatevi rapinare centinaia di euro. Un cavo di segnale non può costare più di qualche decina di euro. Perché? Perché il materiale che c'è per farlo costa pochi euro, quindi metteteci sopra tutto l'utile dell'azienda, la catena di distribuzione, la scatola, il trasporto, eccetera, eccetera. Quando costa 30 euro un cavo stereo, già costa molto. Il mio consiglio è: fateveli, vi comprate cavo coassiale buono, tipo Tasker, ad esempio, che sono cavi di ottima qualità, che non mi hanno mai dato un problema. Vi comprate dei buoni connettori RCA o XLR, che ce n'è in giro finché ne volete, costano pochi euro. Con un saldatore vi mettete lì un po' di stagno e vi fate i vostri cavetti. Imparate come si fa, che ci sono 100.000 tutorial su internet. Se poi non ci riuscite, me lo chiedete a me, ve ne faccio uno io, non è poi tanto difficile. E risolvete il vostro problema. E lì, anche lì, nonostante si parli di frazioni di volt, siamo sempre a svariati ordini di grandezza, che vuol dire zeri di differenza, tra il segnale reale che voi trasferite e queste fantomatiche tensioni spurie, disturbi dovuti a effetti magici degli isolanti. Fra l'altro anche lì c'è un problema di impedenze in gioco. Per misurare queste tensioni da effetto dielettrico degli isolanti, quindi in pratica questa coppia di cavi che girano vicino isolati con la plastica diventerebbe un condensatore, secondo i guru dell'high-end. Ripeto, per misurarli ci vogliono volmetri, strumenti da laboratorio che costano decine di migliaia di euro e che hanno sensibilità e impedenze di ingresso normalmente di un ordine di grandezza o due superiore a quelle del vostro amplificatore, preamplificatore, giradischi, lettore di CD, scheda audio, e vatte la pesca ce l'avete attaccato, sempre che non si tratti se non del classico accrocco high-end fatto la cazzo di cane, perché a quel punto lì, signori miei, non c'è speranza. Quindi, riassumendo, il rodaggio dei cavi è una gigantesca sciocchezza, ha delle basi scientifiche molto molto remote. Per vedere l'effetto del rodaggio dei cavi, del mistico rodaggio dei cavi, ci vogliono strumenti da laboratorio che hanno un uso di solito in fisica e non nell'alta fedeltà e nell'audio, perché nell'audio le potenze e le impedenze in gioco sono tali, come dimensioni, da eliminare qualunque, e ribadisco, qualunque effetto nefasto possa avere il tipo di cavo e che si usa per fare i collegamenti. E con questo vi saluto e ci rivediamo la prossima volta. A svidania!